cominciamo a vedere i circuiti a scatto partendo dai comparatori. È l'elemento di base in tutti i circuiti a scatto. Abbiamo già detto qualcosa dei comparatori, e in pratica si tratta di amplificatori differenziali non compensati, quindi poiché vengono utilizzati nella regione non lineare delle caratteristiche, non è importante che abbiano una funzione di trasferimento ben sagomata, è importante soprattutto che siano veloci, no? Ne avevamo già accennata la cosa. Per cui di solito sono fatti come gli amplificatori operazionali, ma non hanno una compensazione, quindi sono più rapidi, non hanno però una funzione di trasferimento con un polo dominante. In generale si fanno anche in modo da avere un basso offset, perché per l'offset è una cosa che non conta granché per gli operazionali, non è così importante, però è molto importante invece per i comparatori. Dunque, il simbolo di un comparatore è quello di un operazionale, perché praticamente si tratta della stessa cosa, quindi è così. E idealmente hanno una funzione di una caratteristica di trasferimento, cioè la curva VI sulle ascisse e V sulle ordinate, fatta in modo molto netto, quindi dà una risposta binaria al segnale. Se V è maggiore di 0, l'uscita è alta, se VI è minore di 0, l'uscita è bassa. Quindi, caso ideale, VU uguale a VH se VI è maggiore di 0, VU è uguale a VL se VI è minore di 0. In pratica il comparatore confronta le due tensioni sui ingressi dello stadio differenziale e mi dà un'uscita che mi dice quale è più grande di quale, no? Qual è la più grande. Quindi questo è il comportamento ideale che vorremmo da un comparatore. Io sempre vi faccio vedere prima quello che vogliamo noi come comportamento ideale, poi vediamo nella pratica come funziona un comparatore vero. Quindi il caso più semplice di comparatore è quello che appunto si chiama comparatore semplice, dove utilizziamo in ingresso un amplificatore operazionale non compensato a basso offset del tipo che vi dicevo prima. Quindi questo è un amplificatore operazionale con due tensioni di alimentazione non compensate a basso offset. Questa è la tensione, chiamiamola VOP, all'uscita dall'operazionale. E per avere una caratteristica di trasferimento un pochino più ripida, tipicamente mettiamo anche un limitatore con diodi Zener a valle. Questo migliora un po' la caratteristica di trasferimento del comparatore semplice. Quindi questo qui è un op-amp non compensato. E con bassa tensione di offset in ingresso. Di offset. Vediamo un po' com'è fatta la caratteristica di trasferimento. Va bene, sempre nel caso ideale, trascuriamo per il momento l'offset, la caratteristica d'ingresso è fatta così. Vediamo prima la VOP in funzione di VI e poi la V in funzione di VI. La VOP è fatta in questo modo. In pratica è molto ripida, intorno allo zero, perché questa pendenza è l'amplificazione dell'operazionale. E poi a un certo punto si piega e va
A più VCC all'alimentazione positiva oppure a valore negativo dell'alimentazione. Quindi quel VH e quel VL, vabbè, insomma, in questo caso se mi fermassi a VP dovrebbero essere limitati dalla alimentazione. Ora in generale è abbastanza... La V è forte, no? È grande spesso per un operazionale, quindi quella curva è abbastanza simile alla linea verticale che c'è nel comparatore ideale. L'unica cosa è che questo passaggio dalla zona lineare alla zona di saturazione, dove l'uscita rimane costante, in pratica è un pochino graduale, per cui diciamo, la comparazione mi viene un po' meno forte. Allora che cosa si fa? Si mettono questi due zener contrapposti, perché vedete questa funziona così, quando VOP, questi sono due zener contrapposti, no? Quindi in una direzione conduco normalmente come diodo, con una tensione V gamma, nell'altra direzione conducono come uno zener, quindi con una tensione inversa pari a VZ. Se li metto contrapposti, la serie dei due conduce, se c'è una tensione VZ più V gamma, per far condurre un diodo in diretta e un diodo in inversa, con un segno o con l'altro. Quindi se la tensione arriva a VZ più V gamma, chiamiamo V0 la somma di VZ più V gamma. Se la tensione quindi arriva almeno a V0, i diodi conducono. Quindi poi qualunque sia VP più grande di quel valore, la tensione V0 cade sui due diodi e il resto cade sulla resistenza. Quindi la tensione d'uscita non supera mai più V0. In basso la tensione non supera mai meno V0, perché quando arriva a VP a meno V0, i due diodi conducono, la V non cambia più e tutta l'eventuale ulteriore tensione che si può avere capi di VP viene ad essere assorbita dalla resistenza R. Quindi in pratica io cosa mi trovo ad avere? Ad avere una caratteristica di trasferimento un po' più ripida, perché qui a V0 la curva viene tagliata e qui a meno V0 viene tagliata. No? Finché VOP è più piccolo di più V0 ed è più grande di meno V0, i due diodi non conducono e quindi V è uguale a VOP, perché in R non passa corrente. Quindi vedete, semplicemente c'è un taglio più brusco e assomiglia un pochino di più a quello di un comparatore ideale. Poi a seconda di come scelgo gli zener, come metto quel limite, quel circuito resistenza più i due di zener contrapposti è un limitatore, no? Perché il limite è in alto e in basso il valore della tensione. A seconda di come scelgo gli zener, di come scelgo la tensione di là sull'anodo dello zener più in basso, posso spostare le soglie dove voglio, quindi far venire VH e VL più o meno dove voglio. Quindi caso di comparatore semplice è piuttosto elementare, no? Non c'è poco da aggiungere, un operazionale e un limitatore. A che cosa serve una cosa del genere? Che cosa ci si fa? Si fanno tante cose comunque, anche con un comparatore semplice. La cosa più classica è utilizzarlo come, per esempio, misuratore di tempo oppure contatore oppure misuratore di frequenza. In pratica, in un caso abbastanza banale, se qui ho una tensione alternata e la mando in ingresso a un comparatore per vedere in un certo intervallo di tempo quante volte passa dallo zero, no? Immaginate, questo sia il comparatore che abbiamo appena visto con il limitatore, quindi questo qui è il comparatore semplice. Se qui ho un'onda sinusoidale, chiamo questo VS, questa qui chiamiamola V, costruiamola un po' qui.
vediamo un po'. Immaginiamo che questo sia il tempo. Immaginiamo che VS sia fatto così. Una oscillazione che passa dallo zero. Sta venendo poco preciso. Certe cose con la tavoletta non vengono bene. Comunque, immaginiamo che sia questo. Allora, la V all'incirca come sarà, va bene? In pratica, se Vs è positivo, la V viene più V0, se Vs è negativo, è meno V0. Poi la transizione è molto brusca, quindi in pratica ho un andamento di questo tipo. Così via. Allora, se voglio mandare la cosa a un contatore, mi conviene fare anche un rivelatore di un rivelatore di transizione, per esempio fatto così. Vedete, se scelgo RC piccolo, diciamo molto più piccolo del periodo dell'oscillazione, cosa succede? Quando ho una transizione verso l'alto, questo fa da passa alto e il diodo è interdetto. Quindi in pratica tutte le volte che ho una transizione in passa alto io la vedo tutta. Qui vedo una cosa alta 2V0, qui va da V0 a meno V0, una transizione di più 2V0 la vedo tutta sull'uscita. Chiamiamo questo qui V2. Quindi queste transizioni verso l'alto le vedo tutte e poi la transizione mi dà luogo a una risposta che va esponenzialmente a zero con una costante di tempo che è questa RC, quindi la scelgo molto rapida in modo da vedere soltanto il picco, no? E poi quando invece ho la transizione verso il basso, se non ci fosse il diodo sarebbe trasferita pari pari, in realtà col diodo non la vedo perché la tensione d'uscita non può mai scendere sotto V gamma, quindi questa qui non la vedo, mi viene ad essere nascosta. Quindi all'uscita di V2 ho soltanto i picchi verso l'alto, un picco ogni volta che c'è un attraversamento dell'origine del segnale d'ingresso in senso positivo. Quindi in pratica a ogni inizio di periodo ho un impulso e quindi posso per esempio in cascata mettere un contatore di impulsi che mi può contare per esempio se il contatore rimane attivo in un certo tempo, mi può contare quanti cicli ci sono in un tempo prefissato e quindi calcolare la frequenza, oppure può decidere di arrivare a un certo punto e quindi contare un tempo se so per esempio il VS a che frequenza oscilla. Questo è un uso insomma semplice ma abbastanza frequente. Tutte le volte che c'è da fare un confronto e effettuare un'azione, per questo sto introducendo nell'ambito dei circuiti a scatto, no? Vedete, quando succede qualcosa, una tensione supera un'altra, l'uscita del comparatore semplice cambia bruscamente e quindi può attivare degli altri comportamenti, no? Questo è l'uso classico. Va bene, oltre al comparatore semplice è utile vedere anche il comparatore con isteresi. Che è cosiddetto trigger di Schmitt. Allora, l'esempio più semplice di comparatore con isteresi è di nuovo fatto con un operazionale, sempre il solito operazionale non compensato, basso offset, e non necessariamente deve essere fatto con un operazionale, però vediamo questo esempio perché è più facile da analizzare.
Allora, comparatore con esteresi è fatto così. La tensione d'ingresso è questa, la VI, in questo caso è riferita a massa. La cosa importante è questo R1 e R2, questo ritorno, no, dall'uscita all'ingresso. Non è proprio una rete di reazione perché in realtà il circuito è non lineare, quindi funziona in modo lineare solo in un intervallo molto, molto breve del tempo, quindi non è propriamente un circuito in reazione. Il circuito in reazione l'abbiamo usato per circuiti lineari, quella teoria che abbiamo visto finora. E poi l'altra cosa che cambia e che è importante rispetto a quello che abbiamo visto finora e vedrete è importante il funzionamento del comparatore è che vedete questo ritorno è sul più, non è sul meno. E questo altera molto le cose. I due diodi ERS fanno il limitatore di prima. In pratica l'uscita non potrà essere mai se V0 è uguale a VZ più V gamma. L'uscita del comparatore con esteresi non potrà essere più alta di V0 e non potrà essere più piccola di meno V0. L'RS serve a fare in modo che la differenza che ci sia un'impedenza su cui cade la differenza di tensione che c'è tra l'uscita dell'operazionale e la V. L'operazionale avrà una tensione di uscita massima che dipende dalla propria alimentazione. La V comunque non può essere alta più di V0. Quella differenza di tensione, per esempio, cade su RS e RS serve a limitare la corrente. Il valore di RS deve essere scelto in modo tale che limiti la corrente che passa in quelle condizioni all'uscita dell'operazionale. Che la corrente deve essere tale da alimentare gli Zener, ma non da, cioè non deve essere eccessivamente alta, che incide anche fortemente sui consumi. Del circuito. Allora, per vedere come funziona, la cosa più semplice è guardare la caratteristica di trasferimento. Allora, qui dovete pensare che il circuito è non lineare, è fortemente non lineare. Allora, per capire come funziona, guardate questo. Che se e chiamiamo beta, anche se non è propriamente una reazione, ma insomma in una frazione di tempo lo è, il rapporto tra R1 e R1 più R2. Voi avete sempre che V più è uguale a beta per V. Quindi può essere uguale a beta V0 se V è uguale a V0 oppure uguale a meno beta V0 se V è uguale a meno beta V0. Ok? Quindi la cosa importante è perché vedete la VI viene confrontata con V più all'ingresso del comparatore dell'operazionale. Quindi io qui li segno tutte e due, beta V0 e meno beta V0 a seconda del caso. Allora, se VI, partiamo da qui, se VI è molto piccola, per esempio più piccola di meno beta V0, sicuramente all'ingresso dell'operazionale c'è una tensione negativa. Se c'è una tensione negativa all'ingresso dell'operazionale, c'è la tensione negativa all'uscita dell'operazionale e quindi la V varia, va a meno V0. Quindi siamo, no, scusate, ho sbagliato un segno parlando. Se VI è più, ho detto è più piccola di V più, la tensione all'ingresso dell'operazionale è positiva, okay? Perché i segni sono meno sopra e più sotto. Quindi l'uscita dell'operazionale è positiva, la tensione di alimentazione è più alta di V0 per forza di cose, per progettazione, per scelta, per cui la corrente scorre in questa direzione, V è uguale a più V0. Quindi siamo qui, diciamo che questa è più V0, la caratteristica è in questa zona, va bene? Quando V è uguale a più V0, la tensione V più vale beta V0, no? Quindi siamo qua. Quindi la soglia con cui viene confrontata VI è questa, e quindi fin tanto che la VI non arriva alla soglia, la tensione di uscita rimane sempre più V0.
Allora, quando, cosa importante da capire, quando Wii arriva alla soglia, succede una cosa importante. E la caratteristica principale di questo comparatore è quello che succede in questo punto. Che cosa succede? Quando Wii si avvicina a V più, l'operazionale a un certo punto entra in zona lineare. Se sono molto vicini gli ingressi, entriamo nella zona di funzionamento lineare dell'operazionale, d'accordo? In cui l'uscita è proporzionale alla differenza di tensione che c'è in ingresso. Quando Wii si avvicina a V più, quindi, la tensione all'ingresso dell'operazionale diminuisce, anche la, se l'operazionale entra in zona lineare, diminuisce anche la tensione d'uscita dell'operazionale. A quel punto, poi, se scende sotto V0, i diodi si spengono e comincia a diminuire anche V. A questo punto, se diminuisce V, la V più, che è una parte di V, anch'essa diminuisce. Quindi abbiamo una situazione in cui VI e V più vanno in direzione opposta. Quindi ho VI che sta crescendo. Quando V, questa è V più, è beta V0, questa è VI. VI sta crescendo. Fino a un certo punto non succede niente. Quando VI arriva quasi a V più, a un certo punto l'operazionale entra in zona lineare, la tensione d'uscita cala e V più cala. Quindi la transizione viene accelerata perché prima stavo soltanto aumentando V, adesso V più si sposta nella direzione opposta e accelera la variazione. D'accordo? Quindi abbiamo una transizione molto brusca perché V più passa, si sposta in questa direzione e quindi questa transizione viene accelerata e è praticamente ripidissima. Questa avviene non appena l'ingresso arriva a beta V0. Se poi, poiché la V e la V più non può superare beta, no, V scende a questo punto, mi arriva al valore possibile di meno V0. Quando è arrivato a meno V0, V più è uguale a meno beta V0, quindi la soglia nuova è diventata questa. VI è maggiore della soglia, quindi l'ingresso dell'operazionale è negativo, l'uscita è negativa e la V sarà uguale a meno V0, quindi sono in questa direzione. D'accordo? Quindi la percorrenza della caratteristica è questa, finora, andando da V bassi a V alti. Va bene. Se adesso torno indietro, cioè faccio calare V, a questo punto è successo qualcosa, perché la soglia, l'uscita è bassa ora, la soglia è meno beta V0, quindi fin tanto che V, adesso comincia a scendere, mi sposto in un'altra direzione, fin tanto che V non arriva alla soglia nuova, che è meno beta V0, la tensione d'uscita non cambia e la soglia rimane ferma a meno beta V0. Cos'è che fa cambiare le cose? Fa cambiare le cose il fatto che di nuovo VI si avvicini a meno beta V0 e riporti l'operazionale in zona lineare. Perché di nuovo, se adesso siamo qua, V più è bassa, VI è più alta, fin tanto che VI è più alta di V più, l'uscita è bassa e quindi la soglia rimane bassa. Quando VI si avvicina a V più, a questo punto l'operazionale entra in zona lineare. Se la VI sta calando, vuol dire che l'uscita può crescere. Se cresce l'uscita V, cresce anche la V più e quindi la transizione viene accelerata. D'accordo? Quindi la transizione viene accelerata perché come ci si avvicina alla soglia, la soglia stessa si sposta in modo da accelerare la transizione. Quindi in questa direzione la caratteristica viene percorsa così. Quando l'uscita va alta, la soglia si porta più beta V0 e quindi a questo punto, diciamo per tensioni più piccole di beta V0, l'uscita rimane alta. Quindi vedete, ho una caratteristica di trasferimento che, mentre prima aveva una sola soglia a 0, stavolta ne ha due che sono diverse a seconda della direzione di percorrenza. In alto, quando faccio la transizione verso l'alto, la soglia è beta V0, quando faccio la transizione verso il basso è meno beta V0.
questi tratti della caratteristica si percorrono soltanto nella direzione delle frecce, quindi diciamo, vedete questa zona qui, che è quella che si chiama isteresi, no? della caratteristica di trasferimento, il fatto che la curva venga percorsa in due modi diversi, verso l'alto e verso il basso, è una cosa che si chiama isteresi in una caratteristica di trasferimento, e in particolare spesso si definisce isteresi questa quantità VH, che è uguale in questo caso a 2 beta V0, cioè la distanza tra le due soglie. In inglese isteresi si dice hysteresis con l'H, quindi per questo si indica come VH. Allora, durante questa commutazione, è l'unico tratto, ecco, questo tratto verticale e l'altro tratto verticale è l'unico tratto in cui il circuito si comporta come un circuito lineare, perché durante quel tratto l'uscita è proporzionale all'ingresso nell'operazionale, quindi il circuito è lineare, e se si va a fare l'analisi del circuito lineare si vede che viene un polo reale positivo, dovuto al fatto che c'è quella a quel punto una reazione nel tratto in cui il circuito è lineare sul più, causa un polo a parte reale positiva che quindi rende il sistema instabile, e in effetti il sistema instabile è, che si sposta da uno stato stabile all'altro con una transizione molto rapida. Okay. Di nuovo è come nel... diciamo, l'instabilità in questo caso mi è vantaggiosa perché mi consente di fare più rapidamente la transizione da uno stato all'altro. Dunque, il comparatore con isteresi è molto utilizzato perché l'isteresi effettivamente fa comodo. Ci sono due vantaggi essenzialmente. Uno è il fatto che la commutazione è molto rapida e non è graduale. Nell'altro comparatore semplice la pendenza era uguale all'amplificazione, qui la pendenza è infinita, se lo guardo in continuo la pendenza è infinita, anche la velocità di transizione è molto rapida, quindi il motivo per cui si usa, uno dei motivi per cui si usa è che la transizione è molto rapida. Tenete presente che posso, come dire, ottimizzare in base all'uso che devo fare l'ampiezza dell'isteresi, perché vedete 2 beta per V0, dove beta dipende da quelle due resistenze che scegliamo noi. Quindi vediamo un pochino di riassumere gli effetti benefici, vantaggiosi e svantaggiosi dell'isteresi. Visto che parlo, meglio che facciamo la lista. Allora, commutazione. Molto rapida. Dunque, perché la soglia, quello che abbiamo detto, la soglia si sposta in modo da favorire la commutazione, va bene? L'abbiamo detto, la soglia si sposta in modo opposto a quello dell'ingresso, così che la commutazione viene accelerata. L'altra cosa che è un difetto, in realtà, che bisogna tenere presente, è che c'è un ritardo nella commutazione. Cosa vuol dire che la commutazione è molto rapida ma c'è un ritardo? Vuol dire che quando avviene la commutazione è molto rapida ma viene ritardata. Parte dopo, per farvelo vedere, proviamo a prendere un segnale d'ingresso fatto in modo sinusoidale. Immaginate di fare questa cosa, dunque prendiamo un altro colore,
Immaginiamo che queste qui siano le soglie, una e due. Ops. No, cosa è successo qui? Aspettate, la rifaccio. Allora, immaginiamo che quelle due siano le soglie, va bene? Vabbè, immaginiamo che siano queste due. Cioè, questa qui sia più beta V0 e questa qui sia meno beta V0. Allora, gli istanti di, questo sia il tempo, no? Allora, gli istanti di commutazione sono questo, verso l'alto la soglia è questa, verso il basso la soglia è questa, e meno beta V0, verso l'alto la soglia è questa, verso il basso la soglia è questa, verso l'alto la soglia è questa, verso il basso la soglia è questa. Vedi, vedete quindi, rispetto alla, ora è esagerato, ma insomma rispetto all'attraversamento dello zero, la soglia, lo scatto avviene sempre un po' in ritardo, quindi è veloce ma è sempre ritardato di una quantità che è tanto più grande quanto più grande è l'isteresi. Quindi se io volessi disegnare la tensione d'uscita, verrebbe una cosa del genere, no? Il primo scatto ce l'ho qui, così, il secondo scatto ce l'ho qui, l'altro scatto ce l'ho qui, quindi tutto ritardato rispetto agli attraversamenti dello zero. Quindi poi i fronti sono molto ripidi perché la commutazione è rapida, però sono un po' ritardati. Quindi questo è, se volete, un difetto. Di nuovo, anche questo si può aggiustare perché posso scegliere quanto grande fa l'isteresi in base a quando fa... C'ho anche, scusate, ho anche una perdita di sensibilità, perché se per qualche motivo il segnale fosse più piccolo dell'ampiezza dell'isteresi, io non avrei mai la commutazione. Questo è un altro piccolo difetto. Ora, di nuovo, anche lì, chiaro, l'isteresi viene scelta in modo tale che sia più piccola del minimo segnale che voglio rivelare, però se il segnale che voglio rivelare è variabile, non è detto che possa essere ben progettata. Ho una, si dice tecnicamente, una perdita di sensibilità del comparatore, che se il segnale non è almeno più grande dell'isteresi, rischio di non rivelarlo. Qual è un altro vantaggio, però, che effettivamente direi che chiude la partita, ed è il motivo poi per cui spesso si usa il comparatore, è la minore sensibilità al rumore. È una cosa che vi dico per ultima perché non è ovvia, anche perché finora noi agli aspetti di rumore non abbiamo mai dedicato attenzione, però è una cosa importante. Allora, qual è il punto? Il punto è che se io vado a confrontare un segnale con un riferimento, non posso sperare che il segnale che voglio confrontare sia completamente come dire, completamente senza presenza di rumore. Come sarà fatto? Molto probabilmente avrò un segnale d'ingresso che, ora esagero il rumore per farvi notare l'effetto, che magari è fatto così. Se ha, e non è esagerato, perché se io amplifico fortemente la VI nel punto di attraversamento con lo zero e vado a vedere il dettaglio di come è fatta la VI, è facile che ci sia un sacco di rumore, magari in termini assoluti molto piccolo, però se amplifico a sufficienza lo vedo. Okay? Quindi ho una rampa in salita, prendiamo attenzione che sale linearmente col tempo, però se vado a fare uno zoom sufficientemente alto vedo che la tensione ha quell'andamento lì. Perché questo mi dà fastidio? Perché se non avessi isteresi,
tutte queste volte che qui passa dallo 0, io avrei una commutazione. Quindi io mi troverei un segnale d'uscita senza esteresi. Facciamolo in verde. Dunque, se non avessi esteresi, mi troverei un segnale, per esempio, prendiamo un comparatore invertente, quindi all'inizio un'uscita è bassa, poi qui c'è il primo attraversamento, l'attraversamento è in due direzioni, quindi esce, va giù e scende, poi c'è un attraversamento dopo e lui lo segue, poi c'è un attraversamento dopo e lo segue di nuovo, uno dopo lo segue di nuovo e poi alla fine c'è l'attraversamento definitivo. Quindi avrei in uscita il comparatore lo stesso tipo di comportamento rumoroso che avevo in ingresso. Questo mi può creare dei problemi. Perché? Perché, per esempio, io potrei usare il comparatore come volevo fare prima per contare gli istanti di attraversamento, per contare i periodi, per esempio, no? Allora, se per contare i periodi, questo è un attraversamento 1, perché il resto è solo rumore, ma ne conterei tanti. D'accordo? Quindi questo è un problema. Se uso un comparatore con esteresi invece, il problema mi sparisce. Per quale motivo? Perché io ho due soglie, per esempio, una la prendo qua e una la prendo qua, meno beta v0 più beta v0. Allora, che cosa succede? Che se all'inizio parto da valori bassi, quindi la soglia che conta è quella alta. Al momento che c'è il primo attraversamento della soglia alta, per esempio qua, no? Io ho la transizione. Quando ho la transizione, la soglia si sposta e diventa meno beta v0 e quindi quando riscendo sotto beta v0 qua, la transizione non ce l'ho più. Ormai l'ho fatta una volta per tutte e la successiva la farò quando scenderà il segnale sotto meno beta v0. D'accordo? Quindi ho solo una transizione pulita, netta. E nient'altro. Questa è la situazione che ho con esteresi. Questa qui facciamola sempre verde come prima. È la situazione che avrei senza esteresi. Ora, chiaramente ho esagerato, ho accentuato il problema per farvelo notare. Quindi, qual è il punto? L'esteresi va fatta in generale abbastanza grande da evitare, da migliorare la sensibilità, da minimizzare, diciamo, la sensibilità al rumore del comparatore, perché deve essere sufficientemente grande da prendere, da essere più grande di quasi tutto il rumore che possa avere, ampiezza di rumore che possa avere. Ma non troppo perché altrimenti mi induce un ritardo e una perdita di sensibilità anche al segnale. D'accordo? Quindi va scelto un po' compromesso tra le due cose. Chiaramente si può scegliere perché aggiustando il valore di beta io posso decidere l'ampiezza dell'isteresi. Ok. Ci fermiamo qui per oggi.